Per la rubrica Io chiamo Tele4, alcune segnalazioni ci hanno portato a San Giusto. Ciò che è stato evidenziato e che ha richiesto la nostra attenzione è lo stato di alcuni sentieri in pietra che sono visibilmente danneggiati, diversi muretti con pietre traballanti ed in generale uno stato non ottimale dell'area esterna al castello. Un pezzo di pietra piuttosto evidente è anche crollato da un muro, un segnale poco incoraggiante in vista della stagione delle piogge. E se da un lato a contribuire in maniera negativa sulle pietre che si staccano dal suolo o quelle che si spezzano dai muretti sono il maltempo, l'usura naturale e anche l'intervento umano, poco ortodosso talvolta con il deturpamento da parte di vandali o persone poco attente, dall'altro sempre le persone sono quelle che passano a visitare questi luoghi, in particolare i turisti, italiani o stranieri, che scelgono San Giusto come una delle tappe obbligatorie di visita a Trieste. E non è certo un piacevole spettacolo ed una buona vetrina per la città presentarsi con uno stato manutentivo così così, e con il pericolo che una pietra possa da un momento all'altro cascarci sulla testa.